ne abbiano parlato, è giusto che i giornali parlino della trattativa Stato-mafia. Noi qui siamo a Cefalù, in Sicilia la mafia deve essere eradicata e per eradicarla la politica deve allontanarsi definitivamente da ogni anche imprenditore in odor di mafia, perché il problema qui è che c'è un imprenditore, Licastri, a cui sono stati sequestrati beni per circa 1 miliardo di euro perché pare fosse vicino al clan dei Messina Denaro, e su questo non si può essere ambigui e aspettare la sentenza definitiva. Secondo me su questo bisogna dire: c'è stata una vicinanza? Se sì, che tipo di vicinanza c'è stata? Facciamo le indagini non da una posizione di forza di sottosegretario, ma da una posizione di parlamentare, che è comunque una posizione di prestigio, e poi vediamo, magari è tutto falso e Siri ci toglieremo il cappello e farà benissimo a tornare al suo posto. Per adesso i giornali parlano di inchiesta, non mi pare che stiano facendo un processo. I processi non si fanno sui giornali, sui giornali si forse fare informazione. Forse non ci siamo capiti, i giornali, le televisioni, i giornalisti devono fare il loro mestiere. No, ho capito benissimo. Fanno bene a farlo, ci mancherebbe altro. Allora, esatto. Prima di andare in pubblicità... Esatto. Non tutto quello che si conclude con una soluzione è una cosa politicamente, socialmente e moralmente bella. Non tutto, lo sappiamo molto bene.